Si dice che il cane sia il miglior amico dell'uomo, ma lo sapevi che un pitone, un pinguino, un'anatra, un gorilla e persino un alligatore possono diventare i nostri migliori amici? È vero, alcuni di questi legami sono davvero rari e bizzarri, ma non per questo meno belli e importanti. Questi sono 5 legami incredibili tra un uomo e un animale. Sei pronto? Iniziamo! Numero 1. Un bambino e il suo pitone. Shomreun è un pitone lungo 4,80 m, da 220 kg. Questo serpente è entrato nella vita della famiglia Sambat quando Worn, che è il più piccolo della famiglia, aveva solo 3 mesi. I suoi genitori non sono affatto preoccupati per il suo attaccamento al rettile. Anzi, credono che questo serpente porti fortuna. Tuttavia, il fatto che il pitone mangi una grossa quantità di carne, circa 22 kg a settimana, ha messo a dura prova la famiglia. Di recente, per il suo stesso bene, hanno dovuto rinunciare a lui, ma per fortuna Worn visita regolarmente il suo vecchio amico. Un legame strano, ma bellissimo. Numero 2. Un conservatore e il suo gorilla. Nel 2014, un conservatore inglese di nome Damian Aspinall viene filmato mentre si incontra con un gorilla che ha aiutato a crescere. La sua organizzazione, la Fondazione Aspinall, si dedica alla riproduzione e alla messa in libertà di gorille e tantissime altre specie animali. Damian voleva vedere come stava Quibi, uno dei gorilla che aveva messo in libertà 5 anni prima. Oh, a proposito, Quibi nacque in uno zoo in Inghilterra, ma alla fine fu rilasciato in una riserva della giungla in Gabon, e da allora ha formato una famiglia tutta sua. All'inizio Damian non era sicuro che il gorilla si ricordasse di lui, ma indovina un po', come poteva mai dimenticarsi di suo padre? Meraviglioso! Numero 3. Una bambina e la sua anatra. Molti bambini si recano al parco per vedere le anatre, ma Kiri Brown, una bambina di 5 anni, fa esattamente l'opposto. Accompagna la sua anatra Snowflake al parco. L'anatra nuota intorno allo stagno e poi ritorna da lei quando chiamata. Snowflake crede che Kiri sia sua madre e l'anatra non è la sola a crederlo. Per qualche ragione l'anatra desidera solo lei al suo fianco. L'accompagna in spiaggia in estate e sulla neve in inverno. La segue alle prove di calcio, si unisce ai pigiama party e partecipa persino a dolcetto e scherzetto ad Halloween. Una storia davvero toccante. Numero 4. Un uomo e il suo pinguino. Juan Pereira do Souza è un vedovo in pensione di 71 anni quando trova un pinguino della Patagonia spiaggiato vicino a casa sua in Brasile nel marzo del 2011. Il pinguino era ricoperto di petrolio e lottava fra la vita e la morte quando quest'uomo straordinario lo ha trovato. Juan lo ha pulito, nutrito e rimesso in libertà, ma a quanto pare il pinguino non vuole in nessun modo dimenticare l'uomo, tanto che ogni anno percorre migliaia di chilometri solo per vedere l'uomo che gli ha salvato la vita, un legame indissolubile. Numero 5. Una donna e il suo alligatore. Mary Thorne ha adottato un alligatore di nome Rambo circa 11 anni fa. Tuttavia, a marzo 2016, la Florida Fish and Wildlife le ha riferito che se vuole continuare a tenere il suo rettile di 15 anni, deve trasferirsi in una proprietà con almeno 2,5 ettari di spazio aperto, altrimenti dovrà separarsi da lui. Mary ha riferito che Rambo ama guardare la TV, è molto gentile con i bambini e i bambini a loro volta lo amano. In più dice che se il suo Rambo venisse rimesso in libertà, morirebbe nel giro di una settimana. Che tristezza! Bene, questi erano 5 incredibili legami tra un uomo e un animale. Hai un legame di questo tipo? Scrivilo nei commenti. E non dimenticarti di iscriverti, lasciare un like e condividere il video. Ciao curiosone, a domani! And always hesitating, kryptonite desires set my heart afire.